Ciao, ciao Pietro, Ciao a benvenuto. tutti e benvenuti, grazie a voi per avermi invitato, più che l'onore è mio, più che altro. Ma scherzi, guarda, noi festeggiamo questi 10 anni di sinestesia e avevamo bisogno di persone come te, piene di energia e ovviamente di professionalità, perché adesso ci racconterai un po' quello che fai e quindi per festeggiare i nostri 10 anni avevamo noi bisogno di te, non tu bisogno di noi, figurati. Anzi, grazie veramente, veramente per essere qui con noi. Dai, e soffiamo su sta candela allora, dai. Benissimo. Senti Pietro, io adesso vado a leggere perché qui ci sono scritte tutte le cose che fai e io non mi voglio sbagliare, quindi le leggerò. Quindi, tu sei IBM Italy Executive Architect, Chief Scientist and Strategist for Active Intelligence, Member of IBM Academy of Technology Leadership, Head of IBM Italy Center for Advanced Studies. Spero di averlo letto bene e spero di averle detto tutto quello che fai. Ma la domanda è, posto che tu lo abbia del tempo libero, che cosa fai nel tempo libero? Ah, bella domanda, bella domanda. Tieni presente, come dire, che è sempre la grande verità che all'aumentare del numero dei titoli diminuisce il tempo lavorativo mediamente, no? È molto condensato. E, a parte gli scherzi, il punto è, riflettevo vedendo un pochettino anche questa domanda, come me l'avete anche anticipata, no? Ho detto, Certo. nel mio profilo Twitter ho scritto qualche anno fa quando mi chiedevano dove vivi, io semplicemente ho detto vivo a 10 anni da qui, nel futuro evidentemente, no? E questo fa sì che le cose le puoi vedere da una prospettiva diversa, l'attualità, quello che ti circonda. Magari, sai, come al solito, quando passa il tempo le cose le vedi sempre più ristrette, più rimpicciolite, più, diciamo così, ricostruite. E questo fa sì che mi lascia per tanto tempo per i miei trulli, il mio olivo, il mio orto, il mio motozappa. Anzi, sai che sto scrivendo un libro, il motozappa, latte, lo zen e l'arte di riparare il motozappa. È un'avventura, Fantastico. Quindi per rimanere e per guardare meglio le cose che succedono, a dire la verità, bisogna sempre cercare di guardare avanti, quindi bisogna sempre cercare di essere avanti per poter poi vivere al meglio anche il presente. Questa è l'ambizione, no? È l'esatto contrario di ciò che fa l'intelligenza artificiale che faremo poi, di cui discuteremo ampiamente, no? Dove si Certo. cerca, come dire, di guardare al passato e di trovare delle regolarità per il futuro, io faccio esattamente il contrario, cerco di mettermi nei panni del futuro per capire, diciamo così, e modificare il presente perché ciò avvenga, né più né meno. Quindi, visto che l'intelligenza artificiale è un argomento che ormai da anni nella realtà, nella letteratura, nel cinema, è stato trattato veramente in ogni modo, oggi è arrivato più vicino a noi, oggi fa parte della nostra vita di tutti i giorni, anche se magari qualcuno non se ne rende conto. Ma se tu dovessi spiegare che cosa vuol dire intelligenza artificiale a un bambino, come lo faresti? Beh, cioè, che bello questo esercizio, no? Chiaramente, spiegare a un bambino, poi quando si è in grado di spiegarlo a un bambino, è come. E significa che l'hai masticato così tanto questo concetto che siamo in grado di spiegarlo un po' come l'acqua, no? A che serve l'acqua, no? Il bambino immediatamente lo capisce, anzi, non lo devi manco spiegare, fra virgolette. E quindi dobbiamo spiegarlo a mia figlia Greta, che ha 9 anni a questo punto, no? E che, peraltro, è una vostra neofita frequentatrice Ah, di ecco. Girls for Tech, voglio dire, l'ho scoperto recentemente, devo dire. Allora, che cos'è l'intelligenza artificiale? A Greta, io gli dico semplicemente è un modo perché le macchine diventino meno antipatiche. E alla fine le macchine sono antipatiche, perché sono antipatiche le macchine? Non tutte le macchine, non solo i computer, ma anche l'ascensore per dirti, no? Perché sono molto distanti da noi. Beh, l'intelligenza artificiale ci aiuta a impedire di essere innaturali, no? Per esempio, noi quando parliamo con le macchine schiacciamo tasti,
muoviamo leve. L'intelligenza artificiale non è altro che una sofisticazione della macchina che ci aiuta a essere più vicina a noi, quindi a capire la nostra voce, i nostri gesti, eventualmente essere proattiva in qualche modo, voglio dire, anticipando qualche nostro bisogno e così via. Attenzione però, ovviamente, no? E poi questa intelligenza artificiale è qualcosa che sta dentro le macchine, non si tocca, non si vede, è quasi un ingrediente, uno dei tanti della ricetta complessiva che fa un sistema, no? Ed è così pervasiva e diventerà sempre più pervasiva che quasi quasi ce la dimenticheremo fra poco. E quindi, come secondo proprio sulla base di quello che dicevi adesso, quindi oggi c'è un grandissimo interesse intorno a questo, proprio perché il termine, che una volta sembrava una cosa lontanissima, è uscito un po' diciamo, dalla sua aura di tecnologia, eccetera, ed è diventato un po' più accessibile. Però c'è effettivamente una differenza tra l'intelligenza artificiale che può essere, diciamo, compresa dall'utente, dall'utilizzatore di sistemi più o meno complessi, e quella che invece usa l'industria. Quindi ci sono delle differenze, importanti, come le. Ma che devo dirti, dal mio punto di vista non c'è nessuna differenza, nel senso che così come non c'è nessuna differenza tra il cellulare, no? Che tu usi in azienda rispetto al cellulare che usi a casa, che differenza c'è? Anzi, molte volte addirittura le aziende invitano a portare, bring your device, a portare al lavoro e a far, come dire, usare. Congiuntamente sia per scopi personali che per scopi aziendali, lo stesso identico device, no? Beh, l'intelligenza artificiale è la stessa questione, cioè cambiano i problemi a cui vengono applicati. Magari l'industria richiede un'intelligenza artificiale, fra virgolette, più robusta. Robusta significa semplicemente che deve resistere a maggiori problematiche che potrebbe ricevere quel sistema di errore o roba del genere, ma la percezione è la stessa, cioè la complessità e gli algoritmi che stanno dietro sono esattamente gli stessi. Vuoi che sia che l'intelligenza artificiale che sta dietro al tocco di un tasto che facciamo a casa del nostro smartphone o del nostro smart TV o tutte queste cose smart che ci circondano, dalla stessa intelligenza artificiale che sta in azienda qua, che in modo scientifico manda l'email per catturare l'attenzione dei propri clienti. Ecco, questa è un po' la differenza che ovvero non c'è differenza tra industria e consumer. Cambiano i casi d'uso, questo è, ovvero i tipi di utilizzo. E la cosa più interessante perché l'intelligenza artificiale è sempre più una questione di pubblico dominio, no? Non è solo per addetti ai lavori, perché cominciamo a vedere gli effetti di questi algoritmi, e stiamo sempre parlando di algoritmi, non stiamo parlando chissà di che, di magia o di nuovi esseri animati, stiamo parlando di brutalmente di oggetti artificiali, per l'appunto, diciamo così, però algoritmi che in qualche modo rendono le cose che ci circondano molto più simpatiche, fra virgolette, no? E quindi adesso riuscire a fare una traduzione simultanea addirittura da una lingua a un'altra lingua, riuscire a, diciamo così, a parlare a un oggetto che abbiamo sulla scrivania o un frigorifero. E quasi quasi non fa nemmeno un errore, no, di dire, nel comprendere il nostro audio, sono gli effetti eclatanti che tutta la gente vede e quindi anche il bisogno di comprendere da parte di tutti dei consumatori quello che hai. Quello in verità che sta avvenendo industrialmente e non solo dal punto di vista dell'industria, devo dire, ma anche dal punto di vista dei governi, ad esempio, no? E che ci si sta rendendo conto che questa informatica di nuova generazione, di cui l'intelligenza artificiale fa parte, no? Poi ci sono anche altre macro tecnologie in verità
che aiutano a creare sistemi complessi, può aiutare in qualche modo a rendere la nostra società complessivamente molto più efficace, se vuoi, no? Nei confronti dei propri cittadini. E quindi cominciamo a vedere anche dei piani strategici a livello addirittura di nazioni o sovranazionali che aiutano in qualche modo a indirizzare l'adozione di queste tecnologie o anche lo studio, la ricerca e quant'altro. Ecco, questi sono un po' i due baricentri tra il consumer e il grande governo, diciamo così. Sì, diciamo che dietro l'utilizzo di questi dati c'è effettivamente, ormai si parla di responsabilità effettiva, quindi secondo te l'industria IT in generale sta diventando più responsabile nell'utilizzo di questi dati che, come dicevi, ormai pervadono tutto quello che facciamo e quindi ce n'è una grande quantità e possono essere utilizzati, come sappiamo bene, in modo più o meno etico anche. Quindi Sì. No, beh, questo è un discorso chiave. Questo è un discorso chiave e che, come dire, siamo arrivati a fare questo discorso dopo ovviamente che la quantità di applicazione che ci circonda, no? Perché sì, l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni nascono tanti anni fa, no? Con tecnologie che si sono nel tempo rinnovate. Sono tecnologie che sostanzialmente non fanno altro che una grande, enorme sintesi dei dati che hanno avuto, di addestramento che hanno avuto in ingresso, no? Si sono fatti una ragione, diciamo così, di tutti questi dati che qualcuno gli ha fornito, e a questo punto questa enorme sintesi, che non ha altro una funzione matematica, da questo punto in poi, come dire, è come se avesse avuto questo imprinting dei dati di addestramento e la puoi riutilizzare per classificare altri dati nuovi, no? Rispetto a questa funzione. Quindi dicevo, nel momento in cui siamo entrati adesso a tanti sistemi che pervadono adesso sempre più la nostra società, sia come consumer che come industria, che come governi, come dicevamo prima, ci stiamo rendendo conto che questi sistemi per lavorare hanno bisogno e hanno fagocitato enormi quantità di dati che noi stessi, diciamo così, generiamo, noi come individuo o dati che vengono, diciamo, raccolti dall'ambiente e quant'altro. E quindi a questo punto è tutto quello che, diciamo così, questo patrimonio immateriale, se vuoi, no, del dato, deve essere usato in modo opportuno. E questa questione dell'uso responsabile, fra virgolette, di questo elemento di sintesi, ne viene, non solo dello strumento, ma anche da come i dati che sono stati utilizzati per realizzarlo, voglio dire, no? Se contengono, no, dei bias, ad esempio dei pregiudizi o quant'altro. Ci sono una delle dimensioni di questa responsabilità computazionale che i sistemi di AI stanno ponendo, oppure si chiama anche etica delle AI, no? Sta ponendo sul tavolo degli addetti dei lavori è proprio questo, fin dove ci si occorre spingere, no? Nell'accettare un sistema di AI in modo responsabile o no rispetto per esempio ai dati che sono stati utilizzati, sono stati acquisiti e quant'altro. La dimensione, diciamo, etica è un aspetto, però responsible computing è l'elemento di avere una informatica responsabile, se vuoi, no? È un discorso un po' più vasto e ad esempio impatta anche l'ambiente, per dirlo anche il consumo energetico. Pensa che l'intera bolletta energetica, dell'intera informatica, di tutti i sistemi tecnologici, no? Del computer, dello smartphone, di tutto quello che noi schiacciamo, si accende con l'energia elettrica, di elettronico, consuma attualmente qualcosa, stiamo tra il 5 e il 10% dell'intera bolletta energetica mondiale. E alcune proiezioni portano a dire che il consumo energetico sarà, diciamo, nei prossimi anni di questa parte qui, quasi a rasentare il 20%, ok? E quindi i sistemi IT nel loro complesso assorbono tanta energia, no? E quindi dobbiamo essere responsabili nella loro efficienza, ad esempio. All'interno di questi sistemi, quindi ritornando alle AI, i consumatori più, come dire, ingorgi,
ingordi di energia sono, guarda caso, gli algoritmi di intelligenza artificiale di ultima generazione, quelli proprio che dicevo fanno riferimento a questo deep learning, o sono intensamente per calcoli matematici molto intensi, evidentemente i sistemi computazionali o gli acceleratori, diciamo così, hardware assorbendo tanto energia. Per darti proprio un punto, no? Il nostro cervello per consumare, gli consuma per lavorare 20 watt, quindi più o meno puoi accendere un piccolo LED con 20 watt, no? Una lampadina l'accendi. Certo. Per fare l'equivalente, diciamo così, come posso dire, per la mia auto, per far muovere fisicamente la mia auto, io c'ho una ibrida, per andare da qui a 30 km e si esaurisce poi i 10 kW di batteria che ho, devo fare una ricarica sostanzialmente di 10 kW per farsi 30 km. Se io prendo un algoritmo, un solo algoritmo di AI, diciamo, però prendiamo un bello ciccioso, uno dei più famosi, GPT-3, uno, diciamo così, tra i più famosi, che è un algoritmo in grado, diciamo così, che ha sintetizzato una marea di dati testuali e tu gli puoi chiedere quello che vuoi e lui ti risponde in qualche modo estraendo cose più o meno sensate da questa, diciamo, amalgama di dati che si è fatto. Ecco, per addestrare questo algoritmo qua, OpenAI ha consumato quasi 190.000 kWh, ok? Quindi solo per il solo addestramento. Quindi, ripeto, il mio cervello 20 watt, la mia auto 10.000 watt per fare 30 km. Per addestrare questo algoritmo ci hanno messo 190.000 kilowatt, che sarebbe l'equivalente di andare da qui alla Luna al ritorno. Ecco, e sto parlando solo dell'addestramento di quell'algoritmo. E quindi poi tutti gli usi che vengono fatti di quegli algoritmi, magari un ordine di grandezza ulteriore di questo consumo, e poi tutte le varianti di questo algoritmo sparse in tutte le aziende, in tutti i mondi, i laghi e i luoghi, come diceva la canzone, diciamo così. Quindi questo può darti un'idea di come sia, come l'intelligenza artificiale dal punto di vista energetico, almeno quella che conosciamo adesso, fagociti sostanzialmente le risorse energetiche, in questo caso è tutto quello che le viene detto. Ecco perché, assieme al tema dati, assieme al tema energetico, produzione di CO2, è importante avere un ragionamento di tipo responsabile per l'appunto. Senti, l'intelligenza artificiale si dice anche che amplifichi quelle che sono le nostre capacità di percepire e di predire. Ma per gli elementi, invece, gli aspetti artistici, creativi, si può dire la stessa cosa? Funziona allo stesso modo? Guarda, questo è uno degli argomenti più probabilmente, prima dicevamo del dualismo industria consumer, no? Però forse più affascinanti, no? E suggestivi, se vuoi. Da una parte, abbiamo detto di un'intelligenza artificiale che ti aiuta a rendere le macchine meno antipatiche, diciamo, è più smart, no? E fino a qua, più o meno, avere un ascensore che più o meno riesce a capire a che piano devi andare anziché schiacciare il bottone, grazie, grazie, grazie per l'aiuto, mi piace, no? Ma quando dall'altra parte cominci ad avere, diciamo così, un algoritmo in grado di generare qualcosa di creativo, cominci a sentirti un po', come posso dire, un po' in bilico. E noi siamo circondati, ad esempio, da tante cose. Abbiamo visto tanti esempi interessanti, specie negli ultimi anni, no? Di tante cose che hanno a che fare con la sigla fake, no? Fake news, fake face, facce fake, musica fake. Come dire, ecco, sono stati utilizzati sempre più gli algoritmi anche dell'ultima generazione che si chiamano di tipo generativo, algoritmi, varianti di algoritmi di AI che hanno fatto che non solo sono passati da una fase in cui, come dicevo prima, è come se fossero degli enormi sintetizzatori, diciamo così, della massa di dati che hanno fagocitato, no? Hanno appreso una grande curva statistica di tutte le informazioni che stanno lì dentro, no?
Ma a questo punto l'algoritmo con gli algoritmi generativi cominciano essi stessi a generare nuovi dati sintetici che addirittura non erano presenti in quelli di addestramento, no? Quindi una faccia sintetica che è verosimile, è come se fosse praticamente una faccia vera, mai completamente finta. Scusa, una notizia verosimile, ma è completamente falsa, tra virgolette, no? Generata. Allora, questo è un processo per certi versi creativo, se vuoi, no? È come se in un universo fatto di pianeti qualcuno ti stesse lì e di stelle ti stesse lì a riempire i buchi, i neri con ulteriori idee e non riesci più a distinguere qual è il falso dal vero. E questo è creatività a questo punto. Quanto è diverso rispetto alla creatività che noi vediamo, per esempio, nel disegnare, inventare un quadro, ad esempio, un dipinto, o inventare una musica, un suono. Ecco, l'intelligenza artificiale sta cominciando a entrare in dei tavoli nuovi, a essere usata più che altro, era già magari entrata, no? In un tavolo che è nell'intersezione tra umanesimo, se vuoi, e tecnologia, no? Nel mondo dei creativi. E per quale ragione, diciamo, si entra lì? Non è solo un Photoshop con gli steroidi, ad esempio, che ti aiuta, diciamo, a automatizzare dei task di ritocco delle foto, e già questo è un esempio, no? Voglio dire, molto semplice, ti aiuto a migliorare il tuo lavoro. Ma addirittura, diciamo, entriamo in una sorta di Photoshop creativo, se vuoi, no? Dove addirittura io ti comincio a avere delle possibilità di suggerirti degli spazi esplorativi come creativo da investigare, no? E tu, pittore, ci sono tanti bei lavori, per esempio nell'ambito delle arti visive, dove ci sono vari sistemi algoritmi, dove tu parti da uno schizzo, dai uno schizzo e poi lasci a un algoritmo che magari a inventarti un soggetto oppure a sintetizzarti uno stile, ad esempio, no? Dati tutti i quadri di Van Gogh, l'algoritmo incamera quello stile e quindi quando fai un tuo dipinto puoi dire all'algoritmo, beh, trasformalo in un Van Gogh adesso, no? Ecco, questo è che cos'è allora a questo punto l'AI rispetto alle arti creative, no? Musicali, visive ed altro. E significa accelerare, un acceleratore della possibilità che l'uomo possa esplorare spazi che magari in qualche caso per secoli, ci sono voluti secoli per andare a trovare, no? Ho visto un bel lavoro qualche giorno fa del Politecnico, proprio di Milano, hanno fatto un'analisi sull'acustica del violino, ok? E sulla curvatura, lo spessore del legno che deve avere il violino, studiando un pochettino le curvature degli Stradivari, dei disegni degli Stradivari e fantunate, diciamo così, sui violini che vengono ancora conservati dello Stradivari all'interno dei musei, e hanno costruito degli algoritmi in grado, in buona sostanza, di predire, dato un legno e la composizione di quel legno e la reattività di quel legno, diciamo, la giusta spessore nei vari elementi del piatto del violino per fare in modo, diciamo, da predire quelle che sono le frequenze naturali di quel particolare materiale. Ciò che il creativo, l'artigiano, per arrivare a capire come quanto spessore deve dare su quel legno, ci ha messo la sua maestria e anni, diciamo, di sperimentazione, trial and error per arrivare a questo. Ecco, al creativo l'AI rappresenterà una bacchetta quasi magica, in un certo senso, per esplorare spazi ulteriori. Però attenzione, la creatività non la bisogna solo vedere dal punto di vista, diciamo così, dell'arte in senso puro del termine, no? Ma anche dell'arte applicata. Ad esempio, nell'arte applicata intendo dire l'arte industriale, anche il design, disegnare un prodotto. C'è un bel sistema, ad esempio, fatto da OpenAI che si chiama DALL-E, dove è stato addestrato con foto le più disparate, e questo sistema tu gli dai una query testuale, gli puoi chiedere semplicemente disegnami una poltrona a forma di avogado, ok? Allora lui ti fa vedere tante varianti di poltrone che combinano i due concetti, la poltrona e l'avogado, in tutte le forme possibili. E
Ecco, questo industrialmente, diciamo, nelle mani di un creativo industriale come un designer, no? Gli strumenti di intelligenza artificiale assumeranno un po' questa sorta di, non nemmeno un pennello in più, una matita in più, ma addirittura quasi la terza mano che gli permetterà in buona sostanza di anticipare gli elementi creativi che lui ha a disposizione. Per concludere, no, la creatività poi nella scoperta scientifica, come rinnovare il metodo scientifico, è veramente la priorità di tutti noi, diciamo così, che lavoro nel mondo tecnico e cercare anche di combinarlo con aspetti umanistici. Come rinnovare il metodo scientifico è veramente una priorità, perché il nostro metodo scientifico è andato avanti per secoli e secoli e secoli, allo stesso modo, efficientemente, procedendo sempre, come dire, nel solito ciclo, no? Raccolgo dati, osservi e faccio ipotesi. Bene, con le AI che avremo? Avremo che questa sorta di generazione di ipotesi potremo, diciamo, essere molto più rapida e vasta di quella che potremmo fare con il metodo classico. Pensa al Covid, quanto è successo il Covid nelle farmaceutiche, al concetto del repurposing o riuso del farmaco per scopi diversi da cui è nato, no? È un esempio classico di riapplicazione e accelerazione del metodo scientifico. Per arrivare a un farmaco uno ci mette 10 anni, okay? E lo fa per una malattia. Poi ti arriva sto Covid e dice, cavolo, sto Covid come è fatto? Interagisce con che cosa a livello del corpo, della biologia del corpo? Ma non è che troviamo qualcosa nella nostra libreria prima di inventarci una medicina nuova? Tra tutte le medicine che avevamo, qualche medicina compatibile, che in qualche modo intercetta gli stessi bersagli, interferisce gli stessi bersagli che il Covid fa, e quello che è stato fatto, per esempio, all'inizio della pandemia, quando ci sono stati tanti modelli di simulazione di drug repurposing, per dire se vecchi farmaci che già usavamo per altre patologie potevano essere riusati in qualche misura, diciamo, come candidati quantomeno ad affrontare la patologia. Tu hai detto che vivi 10 anni avanti. Eh Allora, sì, mi noi sono fatto chiediamo a male. tutti come vedi il mondo tra 10 anni, come vivremo con le macchine, quanto sarà automatizzato il nostro futuro, come la vedi tu che già sei lì? Eh sì, perché alla fine mi si tratta, guarda, mi giro qua, vedo la finestra e dovrei dirti cosa vedo, no? Effettivamente cosa vedo? Io vedo le stesse identiche cose che vedo, voglio dire, che vedi. Vedo con gli occhi di 10 anni fa, voglio dire, alla fine sostanzialmente la nostra società è questa e resterà più o meno immutata. Diciamo, a livello microscopico non vedo grandi cambiamenti, no? Probabilmente, diciamo, qualcuno molto più significativo, diciamo così, dal punto di vista di sintesi concettuale di me come l'intero Giappone, diciamo così, ha cercato di formulare una sua prospettiva, addirittura per indirizzare l'intero sviluppo del paese, no? Loro la chiamano, l'hanno lanciata al CeBIT nel 2017, loro la chiamano società 5.0, ah, ok, vabbè, giapponese, ed è una società secondo questa visione, no? Dice bene, come sarà la società 5.0 del futuro? Quindi più o meno siamo ai 10 anni, come dici tu. È una società che pone al centro le persone, gli individui, le famiglie, quindi l'umano, okay? E tutte le altre cose attorno. Quindi la tua domanda è per dire se le cose saranno automatizzate o meno, no? No, cambia proprio la prospettiva. Non sono le cose ad essere automatizzate, ma quello che ci circonda sarà automatizzato, tra virgolette. Quindi noi staremo lì, anziché andare a cercare informazioni su internet, è come se le informazioni andranno un po' usando gli stessi corrieri dell'online che adesso ci danno il delivery, verranno a bussare alla nostra porta, diciamo così. Quindi non saremo noi a cercare le informazioni, ma saranno le informazioni a essere, come dire, a cercarci. Questo per fare un piccolo esempio sul fatto che tutto quello che ci circonda non solo verrà automatizzato, diciamo così, ma ora tendenzialmente potrà essere reso proattivo
per farci stare complessivamente bene, no? Noi come individuo, noi come famiglia, farci puntare alla felicità. Io addirittura chiamo tutta questa storia qua, questo tipo di sistema, sistemi di intelligenza attiva, no? Nel senso che attivamente il sistema che si fa carico con opportune deleghe, diciamo così, di prendere alcune decisioni per noi addirittura, no? E farcele proprie perché tiene a cuore, tra virgolette, il nostro benessere. Ovviamente come puoi, ma è un po' come il GPS, no? Quando stiamo in macchina siamo entrati in una logica così, quasi siamo anche assuefatti, no? Al GPS in macchina, per dire quando devi andare in un posto, metti l'indirizzo e ti affidi a lui, no? Ti lasci andare, ti lasci quasi cullare da questo segnalatore da semaforo scomparso, questa nuova voce che ti aiuta e ti guida rispetto alle desiderie. Allora, qual è lo side effect di tutto questo e anche i rischi e i confini di tutto questo? No? E ritornando un po' alla discussione che stavamo facendo prima sulla questione della responsabilità, no, dei sistemi computazionali, questo avverrà, quindi avverrà non solo fra 10 anni, ma sempre più saremo circondati da cose autonome a cui noi delegheremo sempre più cose e task. Delegheremo pezzettini della nostra vita e questo è un po' il concetto. A livello aziendale, a livello individuale, a livello familiare, delegheremo sempre più e delegheremo. E nello stesso tempo dovremo per forza avere sistemi industriali, tra virgolette, robusti anche dal punto di vista etico, a perché tu possa delegare un sistema a questo. A tal proposito, mi viene in mente perché proprio in questi giorni, 2 o 3 settimane fa, l'Unione Europea ha tirato fuori il primo draft di un framework regolamentare per, diciamo, che ha l'obiettivo sostanzialmente di fornire le indicazioni sul quale poi dovevano nascere le leggi, i regolamenti opportuni operativi per disciplinare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, no? E quindi in un prossimo fra 10 anni io vedo da una parte quantomeno la traiettoria, ecco, io che butto, però la società 5.0 dei giapponesi potrebbe diventare una grande traiettoria, quantomeno nel senso di sistemi a cui sempre più deleghiamo delle cose a vari livelli, e dall'altra la comparsa sempre più, diciamo così, di una regolamentazione sempre più forte. Noi siamo apripista in Europa che dovrà aiutarci a delegare questo tipo di regole. È un po' come, per chiudere, quella sul traffico, no? Se tu pensi all'inizio del secolo, l'altro secolo, quando sono state introdotte le automobili, se tu vai a guardare le fotografie di quegli anni, no? E sono belle vedere delle città, vedevi popolate di tantissime le strade, macchine di tutte le forme, le figure, macchine che andavano veggiavano a destra, a sinistra, senza semafori, gente che attraversava la strada, una gran confusione, in buona sostanza. Era una gran confusione che poi è necessariamente ha portato a una regolamentazione del traffico, per dire, beh, mettiamo tutti a destra, mettiamo le strisce pedonali, mettiamo le cinture di sicurezza. Ecco, tutti questi vincoli, se vuoi, da una parte sono vincoli, poi dall'altra parte sono necessità e regole che aiutano in qualche modo, devo dire, a evitare che questa eccessiva delega, che comunque per forza faremo sempre più decisionale alle macchine, sia poi, voglio dire, un qualche cosa, un boomerang che vada contro di noi. Questo è più o meno ciò che vedo ciò che vedo dalla finestra, devo dirti. Ah, in verità io qua dal trullo non è che vedo granché, è perennemente immutabile qua. Assolutamente. Pietro, senti, grazie mille. Io ovviamente rimarrei qui a parlare con te per ore e spero di farlo molto presto anche dal vivo, perché non c'è niente di più bello che poi incontrarsi e condividere poi le esperienze e fare proprio quella contaminazione che anche nel nostro campo è sempre più frequente, quello che dicevi prima, le applicazioni di
dell'intelligenza artificiale a tutti, tutti i campi porteranno sicuramente dei benefici, ma che vanno utilizzati con etica e sostenibilità. Quindi davvero grazie, grazie della chiacchierata e niente, speriamo di vederci presto. Ah, dai, ma certamente ne capiterà l'occasione. Benissimo, grazie, grazie ancora. Ciao e ancora auguri, eh. Soffio la Grazie, candelina. grazie mille.